Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Croton Vlog Estate. È un viaggio lungo. Forza Crotone, Johnny. Ultimamente bene. Cioè, come è iniziata la quarantena, un po' a sbelenco, perché pareggio. Anzi, che col Chievo gli è andato in lusso al Chievo. Diciamo la verità. Signor Gemello, allora questo Crotone a Cittadella? Ma speriamo bene questa volta. È la prova del 9. È la prova del 9 per la squadra del Crotone. Speriamo che troveremo l'assist giusto per fare questo gol che è importantissimo. Vabbè, penso che ci deve impegnare parecchio. Che è all'ultimo. Il gol all'ultimo, quello è stato. Poi il pareggio là col Perugia non ci stava, però ora si è ripreso il 3-0 col Benevento. Per ipotecarlo dovrebbe vincere, trattandosi di uno scontro diretto, la nostra immediata, una delle due immediate inseguitrici, e vincere sarebbe l'ideale. Perché contro il Benevento sì, è stata facile, siamo impegnati, però deve davvero mettercela tutta. Dai, questo secondo me si sale quest'anno, io sono ottimista, dai, mo venerdì vediamo che succede, ma sono ottimista comunque, dai, questa Serie A. Per i crotonesi e per la nostra città, perché la Serie A porta lavoro e porta una visione su un'altra facciata, veniamo più considerati, diciamo così, va. Il caldo incide sul gioco del calcio? Secondo me sia il fatto del coronavirus, sia il fatto del caldo sì, perché stanno facendo partita dopo partita. La squadra, diciamo che nelle partite che ha fatto ha avuto una crescita costante anche dal punto di vista fisico, per cui mi aspetto un'ulteriore crescita, quindi una manovra più fluida, una corsa più fluida, e quindi dovremmo tenere i 90 minuti con un ritmo abbastanza sostenuto. L'ultima partita che ha fatto, il 3-0 di Simi, è stato pazzesco. Lei prima si è autoproclamato uno squalo di mare e di montagna, perché si reca qui a Crotone da Castelsilano per godere della bellezza del mare. Sì, vengo a fare spesso un bagnettino sul lungomare, dove per me Crotone è una delle città più belle al mondo. Come punteggio siamo anche là nelle vicinanze, quindi sono queste inseguitrici, insomma. Esatto, sì. Bisogna assolutamente distanziarli. Speriamo, cioè, non è che ci speriamo, ormai siamo lì. A mare la vedo già scuro di su. Sì. Sono andato ieri. Il Crotone sta giocando come doveva giocare. Con dovizie. E sta giocando alla grande. Speriamo che domenica prossima, cioè domani. Venerdì. Ci dà la soddisfazione di vincere questa partita. Ma ha visto quanta bellezza che c'è? È bello, sì. È importante per noi stare in un ambiente pulito. È ovviamente una partita aperta, perché il Cittadella sarà costretto a vincere, quindi non penso che farà barricate per accontentarsi di un punto, e noi in genere con queste squadre ci troviamo bene perché riusciamo ad esprimere al meglio il nostro gioco. No, ma noi di mattina andiamo a Piazza Pitagora, di pomeriggio sul lungomare. Speriamo bene che facciamo una buona partita, allora, di mantenere il distacco. È stato pazzesco, cioè è inutile dirlo, però se si comporta così il Crotone è inutile dirlo che è in Serie A, quindi tutti i grandi allenatori che hanno fatto carriera sono passati da Crotone. Speriamo, io gli faccio un augurio a Stoppa. Ma in buona compagnia oggi, con chi si accompagna? Con la mia ragazza, la piccola, la famiglia, e un po' a mare. Con la suocera. Con la suocera, ma spero che si apra una bella autostrada anche per Giovanni Strocco. Sì. E per finire, come si dice? Forza Crotone sempre, torneremo in Serie A, torneremo. Forza Crotone sempre. Sempre, fino alla fine, forza Crotone. Forza Crotone, forza Crotone sempre. Forza Crotone. Forza Crotone. Forza Crotone. Forza Crotone, go ok. Forza Crotone. E va perché. Tutto a posto. Sì. Forza Crotone, Johnny. Forza Crotone, bravo.